Damiano Pilot dell'Atlantero Basket Roma commenta il successo appena ottenuto contro l'Urania Basket Milano. C'è tanto orgoglio e è un sentimento di gioia molto spiccato, perché approcciavamo questa partita in situazioni di enorme difficoltà senza Berti, Gallinat e Lollo Bucarelli, che comunque, oltre a mancare come punti di riferimento in campo, hanno dato anche sempre una mano a livello emotivo, e il gruppo l'aveva un pochino accusata questa cosa. Ho chiesto ai ragazzi una gara di grandissima applicazione mentale, giocare comunque 40 minuti di zona non è scontato per niente, perché poi comunque gli avversari dopo un po' prendono le misure e devi sempre stare attento a come ti muovi, a dove vai a rischiare qualcosa, a scommettere qualcosa. E devo dire che sono stati incredibili, sono entrato adesso nello spogliatoio a fargli veramente i complimenti, ho detto sono sempre stato orgoglioso di voi, ma oggi veramente il mio orgoglio è alle stelle. Siamo contenti, perché magari si poteva pensare che fossimo morti e finiti e che non avessimo più niente da chiedere a questo campionato, invece secondo me quella di oggi è una grandissima dimostrazione che questi ragazzi hanno tanto dentro, hanno un fuoco dentro. E nessuno qui è sazio, anzi, ogni cosa che verrà ce la prendiamo con le unghie e con i denti. Andrea Riva, sito Super News, buongiorno coach e complimenti per il successo. E si aspettava una vittoria così convincente nonostante le assenze? No, sarò molto onesto, no, mi aspettavo una battaglia e sapevo che anche impostare la partita tatticamente in questo modo avrebbe potuto creare qualche problema, perché comunque l'abbiamo sempre usata la zona in questo campionato, ma non così tanto, non con tutta questa continuità in una partita, quindi era un po' un punto interrogativo, e soprattutto perdendo due elementi del quintetto vanno a saltare anche meccanismi, chimica che si è creata nel corso di questa stagione. Ma devo dire che oggi alla fine tutto quello che non è arrivato magari con la tecnica, magari con la perfezione tattica in campo, è arrivato con un'intensità clamorosa. Sembravamo un pochino stanchi la partita di Treviglio, ma io l'avevo detto onestamente ai ragazzi, cioè 3 settimane di stop che abbiamo fatto prima di iniziare la seconda fase sul loro corpo si sarebbero fatte sentire, e quindi nessuno doveva pensare di entrare in campo e con uno schiocco di dita tornare l'Eurobasket splendida e brillante della regular season. C'è voluta una bella batosta a Treviglio che ci ha svegliato, abbiamo preso un bello schiaffone, e però la risposta è stata questa. Io continuo a dirlo, noi quest'anno non abbiamo mai inanellato 2 brutte prestazioni consecutive, e questo secondo me è un grandissimo punto a favore dei ragazzi. E dopo questo successo, l'obiettivo adesso per questa seconda fase qual è? L'obiettivo principale? L'obiettivo sicuramente è cercare di raccimolare più punti possibili. Sappiamo perfettamente che ci sono degli impegni durissimi. Adesso domenica andiamo a Verona, secondo me una delle squadre più in forma del campionato, che si è trovata nel nostro girone solo perché ha pagato un brutto inizio, ma è una squadra che merita posizioni ben più alte di classifica. Sarà molto dura? Adesso veramente si pensa e si lavora sul breve termine, non sul lungo termine. Noi abbiamo dei ragazzi da recuperare. Spero che veramente adesso loro tutti e due rientrino, sia Lollo che Berti, perché a quel punto possiamo veramente essere un pochino quella mina vagante ai playoff che può impensierire tutti, anche perché la voglia e la convinzione e l'attaccamento a questa maglia i ragazzi l'hanno dimostrata, quindi sul nostro spirito combattivo non penso si possa dire nulla.